benvenuti a tutti a questo nuovo episodio di Skylanders Spyro Adventure. Ok raga, un attimo che cambio Skylanders. Scusa Frankie Romano, diamo il benvenuto in questa puntata. Se piace per i cattivi Giulia Montana. E cominciamo il secondo capitolo. Sì, sono sicuro che Cali sarà felicissima di conoscermi. È come darle torto. Allora, te la senti ripartire? Sky, come ti chiami? Non è antipatico? Ah, sì. Quella Cali penderà dalle mie labbra in men che non si dica. È come biasimarla. Cioè, dico, guardami! Boom! Ok, smettila o ti fulmino. Io ti ho avvisato. Hai visto che c'entro? Ci vogliono abilità e anni di allenamento. Lo so, è stupefacente, vero? Vuoi ringraziarmi dopo? Quanto lo odio. Quante pecore malefiche. Secondo la talpa di come si chiama? Vabbè, non mi ricordo. Comunque per lui le pecore sono malvagie. Ehi, senti, penso che dovremmo trovare al più presto questa Cali. Non è giusto negare a quella ragazza il piacere di incontrarmi. Io darò un'occhiata dall'alto. Nel frattempo tu cercala a terra. E poi darà e poi si darà tutto il merito, già lo so. Andiamo! Ogni area di Skylands è pervasa da una diversa energia elementale. Se usi Skylander appartenenti all'elemento dell'area in cui ti trovi, i tuoi eroi saranno più potenti e guadagneranno più ricompense. Ah, grazie, Eon. Gli Skylander dell'elemento tecnologia sono più forti. Beh, scatemi questo pecore! Usa uno Skylander della tecnologia per aprire questa porta. Ma che no, eh? Ah, ma guarda tartarughe! Guardate, faccio la zuppa con le tartarughe, una bella zuppa di tartarughe. Puoi usare il portal of power per cambiare Skylander. Che c'è? Hai preso la scossa? Quanto sono spiritoso. Ah, che balle, un zombie. Veramente non li sopporto. Ecco fatto, eliminati subito grazie alla nostra Giulia Fontana. Ah, una pergamena. Vabbè, vediamo. Appunto di Ugo. Le pecore sono tra le creature più temute di tutta Skylands. I Mabu, che si addormentano contando vasti greggi di ovini, scoprono spesso al loro risveglio che tutti i loro beni sono spariti. Ovviamente le pecore interrogate non ammettono mai il furto. Questa è bella. Vuoi? Veramente. Intanto grazie a Pergamena mi sono anche ricordato il nome della talpa di Ugo, che odia le pecore. Ora ho capito il motivo. Voi cosa ne pensate di queste pecore ladre? Veramente voglio sapere cosa ne pensate, scrivetelo nei commenti. Cosa ne pensate di queste pecore maligne? Anche se per me sono innocue. Sappi che non devi contare solo sulle tue forze, padrone dei portali. Se vuoi, puoi affrontare la missione insieme a un amico e al tuo sai. Ah, grazie per avermelo detto. Ma più avanti forse ci sarà qualcuno a aiutarmi in questa serie. Forse, Beh, poi si vedrà più avanti.
se qualcuno mi aiuterà o meno, eh. Si vedrà, raga, si vedrà. Usa uno Skylander dell'acqua per aprire questa porta. No, non posso. Ah, giusto, devo spingere la tartaruga da quella parte. Cioè, io posso aprire questi cosi per i potenziamenti, eccetera, ma sinceramente non voglio prenderli, che spiego troppo tempo. Gli Skylander dell'elemento vita sono più forti in questa zona. Ehi, ho trovato Kali. Non è niente male, sai? Oh, sì, ed è stata catturata da un branco di malvagi drow. Dobbiamo salvarla. Ha cose molto importanti da fare, tipo ringraziarmi. Boom! E per quale motivo vorrei saperlo, eh? Laggiù, quel cannone potrebbe esserci utile. Dico, va bene che l'hai trovata. Ecco che se entri nella torretta puoi sparare alle serrature della porta. Ecco, cari. Dicevo, va bene che io tu l'hai trovata, però sono io che la salvo, eh. Quindi che cosa deve ringraziare? Cosa deve ringraziarti a te se poi non fai nulla, dimmelo, eh. Veramente, ragazzi, è più odioso ogni puntata. Tanto vorrei capire come cavolo si entra qua dentro. Non ho mai capito. Vabbè, nel cannone. E fuoco! 3, 2, 1, via, 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 via. Voilà, cancello aperto. E Kali è stata salvata, e direi anche in tempo record. Aspetta, ma tu sei uno Skylander? Incredibile! Sono appena stata salvata da un vero Skylander! E da me? L'ho aiutato anch'io. Permetti? Flynn, l'aeronauta, al tuo servizio. Vero? Sì, sì, lo so. Deve essere un'emozione travolgente incontrare finalmente il miglior pilota di tutta Skylands. Oddio. Chi ti ha chiesto di aiutarmi? Non ce n'era proprio bisogno. Era tutto sotto controllo. Certo. Come no. Sì, signora. È stato un piacere. Intanto si porta anche le pecore che ha buttato giù, eh. Ugo non sarà affatto felice di questo. Veramente non sarà felice. Beh, vediamo adesso, va. La sua... Via! Ecco. State indietro, bestiacce! Oh beh. Ma dai, Ugo, sono solo pecore. È qui che ti sbagli, mia cara Kali. Queste creature possono sembrare dei teneri dolci batuffoli, ma volta le spalle e si trasformano in dannate palle di laniccia che studiano ogni tua mossa con i loro occhietti scintillanti. Mi dispiace per le palle di laniccia, Ugo, ma almeno abbiamo salvato Kali. A dire il vero, è stato lo Skylander a salvare... No, Kali! Tutti questi complimenti sono imbarazzanti, meritati, ma davvero imbarazzanti. Ehi, possiamo passare alle cose importanti, per piacere? Mentre eravate via, ho trovato il vecchio progetto del cuore di luce. È quello che hanno usato gli antichi per costruirlo. Un attimo, non dicevi di averlo costruito tu, il cuore di luce? Beh, sì e no. Sì, l'ho detto, ma no, non era vero. Il vecchio cuore veniva usato per respingere le forze del buio. Se riusciamo a costruirne uno nuovo, forse riusciremo a evitare che Chaos si impadronisca di Skylands. E poi ci concentreremo sull'eliminazione delle pecore. Oddio. Lo Scrutalungi ci aiuterà a trovare i pezzi necessari per ricostruire il cuore, ma questo accidente di rovo ci blocca l'accesso. Puoi darci una mano, possente? Se eliminiamo il rovo, potremo scoprire dove si trovano le sorgenti eterne che ci servono. Ok, ok. Intanto la scorsa puntata qua avevo distrutto tutto. Anche... questi, anche questi, e sono ricomparsi. Vabbè.
Infatti ci metto poco a farli sparire. Per lo meno guadagno qualcosa, qualche moneta. Almeno questo. Fatto. Ma no! Ce l'hai fatta! Wow! Oltre a mostrare terre lontane, lo scrutalungi funziona anche come lanciapecore! Ah, è fantastico! Guarda, ti mostro come si usa. È come un normale telescopio, ma molto più magico. È un po' arrugginito, ma dovrebbe essere in grado di mostrarci la nostra prossima destinazione. È questa la parte magica. Sì, la vedo! E lei, la prima sorgente eterna! Quella dell'aria! Il cuore di luce era alimentato da tutte le sorgenti eterne. Se riusciamo a trovare la sorgente dell'aria, potremo iniziare a ricostruirlo! È la rocca tempestosa! Quei perfidi Drao devono aver recuperato la sorgente eterna dell'aria, ma qualcosa è andato storto. Quel posto sta finendo a pezzi. Servirà qualcosa per la mongolfiera. Qualcosa che ci permetta di attraversare la tempesta. Qualcosa come un'elica, genio? No, no, niente del genere. Sei così graziosa quando ci metti con me. Ci sono! Ci serve un'elica! Davvero? Davvero? Bene, i Drau, come hai risaputo, pattugliano i moli delle gollette celesti. La loro aeronave scelta avrà l'elica che ci serve. Torna alla tua mongolfiera, cervellone. Ti segno la posizione sulla mappa con un pastello. Ehi, mi piacciono i pastelli! È una missione molto importante. Vada, Flynn, quando vorrai partire. Ok. Ascolta, se sei in cerca di avventure, io sono la persona che fa per te. Ma per affrontarle bisogna essere ben preparati. Se tu o uno dei tuoi Skylander avete bisogno di addestrarvi, ho delle sfide che potrebbero fare al caso vostro. Vieni quando vuoi. Ah, ok, più avanti le farò. Oh, povera Kali. Deve sopportare Flynn. Ah, poverina, veramente. Vabbè. Molto bene, raga, e questo episodio finisce qui, quindi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!